Buongiorno e bentornati in mezzo alle serre con le vecchie coltivazioni di pomodoro ormai praticamente abbandonate. Sono sempre Gianluca, il vostro produttore di fiducia, e in questo video vi voglio parlare di un argomento delicato e molto interessante. Dobbiamo andare a capire perché il nostro pomodoro non diventa dolce, fra virgolette, come si dice, e anche andare a capire cosa fare per evitare questa condizione così spiacevole. Allora, può capitare che facciamo le nostre coltivazioni di pomodoro per andare a fare le conserve, no? In estate, e magari i frutti di tutto questo lavoro, cioè, non solo lavoro, ma anche da impazzire per andare a controllare gli insetti, evitare le malattie e via discorrendo, oltre al lavoro proprio fisico, manuale, e poi alla fine i frutti non sono dolci o addirittura sono agri, acidi, troppo acidi, o sono troppo insipidi. Perché? Ecco, c'è una serie di cause, va bene? Non è solo un motivo, non c'è la soluzione che è bacchetta magica, fai quello che vuoi. No. Che voglio fare una piccola classifica e andiamo subito al primo posto. La prima causa è la varietà. Ok, ci sono varietà di pomodoro che non ne prendono sapore, dolcezza non ne parliamo, ma proprio gusto. Sono poco saporite, troppo acquose, addirittura appunto tendenti all'agro, quindi al sapore brutto, acido, fortemente più di un agrume, come ve lo devo spiegare, quasi amaro. Quindi qui la soluzione è facile: selezioniamo delle varietà dolci, che comunque è risaputo che sono gustose. E se riproducete voi il seme, non andate a riprodurre una varietà di pomodoro che l'anno prima è venuta brutta di sapore, quindi va, insomma, questa è una cosa facile, va bene? No, ma perché anche con tutte le pratiche agricole più pazzesche o più buone del mondo, anche utilizzando il concime, un bombo, o l'allevamento dei bombi, ve lo farò vedere, anche utilizzando, stavo dicendo, il concime alieno che hanno portato agli antichi egizi, non, ugualmente, il pomodoro non sarà buono da mangiare, figuriamoci per le conserve. Al secondo posto io metto assolutamente le temperature estreme, sia quelle troppo fredde per il pomodoro, che se seguite il canale, anzi ne approfitto, se non siete iscritti iscrivetevi perché il canale è troppo figo, basta, non aggiungo altro. Stavo dicendo, quando sono troppo fredde per il pomodoro, che comunque sì, è una pianta che non è che vive sui ghiacciai, assorbirà di meno o comunque assorbirà male o lentamente, troppo lentamente, e quindi potremmo avere un risultato minore a livello di concentrazione proprio di elementi nei frutti, quindi meno gusto, meno sapore. Ma soprattutto con le temperature estreme. Per temperature estreme intendo sopra i 30 gradi, ecco, perché fino ai 30 gradi o poco sopra, comunque sì, il pomodoro, se adeguatamente coltivato, diciamo, ecco, se riusciamo a gestire questa arte dell'agricoltura, che questo è un'arte, diciamo che può soffrire magari nelle ore di punta, però anzi, potrebbe, questa leggera sofferenza potrebbe dare risultati migliori sotto il punto di vista della qualità del raccolto. Magari si vede qualcosa di negativo nella nostra pianta a livello di vegetazione, ma invece i frutti saranno magari bellissimi, ma soprattutto buonissimi. Ecco, questa è una cosa. Invece, quando il caldo è estremo, intendo 35 o più gradi, come ad esempio l'anno scorso in estate siamo arrivati ampiamente con i 40 gradi per molto tempo. Ecco, quindi una condizione che persiste, l'assorbimento è pochissimo, ma soprattutto, ecco, non è che è pochissimo l'assorbimento, l'assorbimento di alcuni elementi importanti come il ferro, ecco, ci possiamo ammazzare a dare chelato di ferro, che è molto importante come microelemento, l'ho ampiamente consigliato anch'io nei vari video, ma non lo assorbirà.
Ecco, questo è il discorso. E non assorbendo il ferro, che fa da un po' da veicolante per altri elementi importanti come il magnesio, che per il sapore del pomodoro è essenziale, il potassio di conseguenza, e via dicendo. Magari assorbe tanta acqua con il calore forte, intendo, no? Con queste temperature estreme, magari c'è l'esposizione diretta alla luce solare, se non siamo in serra. E non abbiamo la possibilità di ombreggiare in qualche modo. Ecco, ora già voi so che state pensando, ma il cavolino? Sì, a pieno campo il cavolino. Non l'ho mai sperimentato, però ho fatto delle dovute ricerche e anche in agricoltura professionale viene utilizzato il cavolino per dare un effetto protettivo dall'esposizione diretta. Ok, però miracoli non ne possiamo fare, poi viene una pioggia e via, ciao cavolino e tutti gli altri cavolacci. Scusate, siccome lo chiedono sempre. Ok, questa è una. Quindi, cosa ci può essere oltre a questo? Il terreno si riscalda tanto, l'irrigazione, anche se la regoliamo al massimo, al meglio, ma a un certo punto si riscalderà tantissimo il terreno. Tantissime cose, insomma, la pacciamatura ci aiuta pure, come ho consigliato, perché regola fino, cioè, non può fare anche questo miracoli, però ci aiuta tantissimo. Ecco, ora qui state pensando, ma la zeolite nel terreno fa questo? Sì, anche la zeolite può aiutare, ma anche qui mi dispiace dirlo, ma no, non è la soluzione a tutti i mali, come pubblicizzano tanti questa zeolite, usi la zeolite e basta, è risolto, puoi mettere i pomodori sulla luna tranquillamente e fare la concorrenza ai cinesi, ma insomma. Quindi è facile capire che il caldo estremo ci va a rovinare fisicamente i frutti e non è che possiamo fare molto oltre a quanto già detto. Però è anche vero che quando poi cambierà questo clima, prima o poi si spera, se almeno che non ci fa disseccare completamente le piante, se noi usiamo sempre un insieme di buone pratiche agricole come quelle che consigliamo qui in questo canale per raggiungere l'alta qualità dei frutti, ok? Scusate, io quando dico queste cose penso un po' a quello che c'è in giro, ci sono informazioni anche opposte, ok? Anche non solo in generale sul web, anche su YouTube, ma comunque se non è questo il discorso. È anche vero che magari ci rovinerà una mano, due mani, va bene? Certo, se facciamo una pianta determinata che fa quei frutti e basta, diciamo che li può rovinare e non c'è soluzione a questo. Però di solito il pomodoro, se lo facciamo con sostegno, ecco, fa diversi palchi, no? E magari poi la pianta ritornerà in una condizione migliore, climatica migliore, e ci darà di nuovo nuovamente frutti ottimi. Ecco, questo è poco ma sicuro. Un'altra cosa importante è utilizzare concimi organici o al massimo organico-minerali e utilizzarne pochi o anche niente quando c'è troppo caldo, va bene? Perché non dobbiamo stressare la pianta di più. L'irrigazione è molto importante, ne abbiamo parlato non solo l'anno scorso, andate a guardare un po', ci sono le playlist dedicate all'orto, al pomodoro nell'orto, c'è una mini playlist dedicata al caldo umido e la coltivazione del pomodoro, quindi ci sono tantissime informazioni, però in generale con le concimazioni organiche e le temperature alte si va meglio, ecco, la pianta si comporta meglio, assorbe in maniera più equilibrata, perché questo è il discorso, mantenere l'equilibrio. Comunque per l'irrigazione ho fatto anche un video recente dove parlo un po' della mia esperienza irrigando. Ecco, non è perché c'è troppo caldo dobbiamo dare un mare di acqua tutto in una volta al pomodoro, perché dobbiamo pensare ogni volta che diamo tanta acqua al pomodoro, in ogni caso facciamo male. Poi se le temperature sono estreme, quindi dobbiamo per forza irrigare per non fare, appunto, come già detto, disseccare la pianta. Però ecco, no, poi non possiamo avere buoni risultati come frutto, ecco, a livello di frutto. È una cosa inevitabile. Mi dispiace dirlo, ma è così. Anche con il freddo, come dicevo poco fa, c'è questo effetto, anche se è minore. Infatti, anche qualche cliente che regolarmente acquista da noi il pomodoro, in pieno inverno, in gennaio, in febbraio, arriva il pomodoro. Ma non è buono come quello dell'altra volta, che magari era quello autunnale o quello della primavera scorsa. È ovvio che il pomodoro
pomodoro in quel periodo, non ho, che so, se noi mediamente abbiamo grado Brix 10, anche se quest'anno mi sa che abbiamo alzato la media del grado Brix, veramente eccezionale, già che siamo nel discorso, le prime conserve che abbiamo fatto di pomodoro, siamo arrivati già a grado Brix 14 e a quanto pare sta aumentando, non lo so quanto arriveremo, sarà come l'uva. Ecco un'altra parentesi nella parentesi, alcuni colleghi che fanno non solo il pomodoro ma anche le conserve, assaggiano il pomodoro oppure la passata, dicono: oh, ma è troppo dolce, ma è troppo dolce, ma deve essere pomodoro, ma che è sta cosa? Non è che deve essere pomodoro, non deve essere così dolce. Ma vaffanculo, va! Stavo dicendo, ritornando al discorso, è anche vero che in quel momento, quindi in inverno, con quel freddo, con quelle temperature, non lo trovi un pomodoro migliore di quello. E questo ve lo garantisco io, al massimo lo potete trovare con caratteristiche simili, come sapore. Questo ve lo garantisco di sicuro, non per vantarmi, ma per esperienza. È anche vero che quando andranno pian piano a mitigarsi le temperature, la pianta ha tutte le condizioni, sia di terreno e via dicendo, quindi tutto quello che abbiamo fatto prima, dalla preparazione del terreno alle fertilizzazioni, alle irrigazioni, anche i trattamenti fogliari, tutto, quando rientrerà in un range di temperature più, come dire, dolci, o migliori rispetto a quelle di prima, subito avremo un risultato eccezionale a livello di sapore. Quindi intanto noi ci dobbiamo mettere tutte le buone intenzioni, tutte le armi per avere i frutti buoni. Poi se ci sono questi eventi così, come dire, inevitabili e troppo forti, non si può fare, è la natura, è questo. Insomma, se vogliamo essere produttivi, dobbiamo capire questa cosa. Vabbè, al terzo posto, ecco, come cause, direi di mettere la questione, tutto l'insieme delle variabili, scusate, di terreno e acque. Quindi il terreno potrebbe essere più o meno acido, va bene? Le acque è la stessa cosa, e potremmo avere più o meno concentrazione di alcuni elementi piuttosto che altri. Ad esempio, il terreno potrebbe essere molto organico o un po' più povero, molto argilloso o troppo sabbioso. Potremmo avere le acque troppo pesanti, troppo dure. Non è solo, ecco, questione di pH delle acque, potrebbero avere, ecco, la conducibilità elettrica, insomma. Ad esempio, per il pomodoro, ci vuole un minimo. Se abbiamo delle acque potabili, come diciamo noi, quando la conducibilità è troppo bassa, ad esempio sotto i 500, ecco, non è facile avere dei buoni risultati o addirittura ottimi. Non è facile, ma si può fare, eh? Ci sono delle testimonianze. Infatti, ne approfitto per salutare Angelo, che comunque sia, con le sue condizioni, ha delle produzioni di alta qualità. Cioè, non per vantare Angelo, però è bellissima questa cosa, perché utilizza un metodo, proprio un insieme di buone pratiche, come dicevo, e riesce ad arrivare a certi livelli. Però non è che è facile, non è che subito metti una pianta, gli dai l'acqua, fate la prova, mettete una pianta magari con la torba, il terriccio, date acqua distillata e vedete che pomodori raccogliete. Cioè, faranno completamente schifo se li farà. Cioè, siamo qui, non è che sperimentazione ampiamente, cioè sono cose risapute, ok. Come facciamo a risolvere questa questione? Beh, direi che molte linee guida le ho date. Ripeto, andate a vederci anche il blog. Nel blog ci sono tante schede proprio riassuntive, brevi, cioè che le leggi in 2 minuti e vai a vedere un po' come andare a preparare il terreno. Ecco, ad esempio, se abbiamo una condizione di terreno che è quella più comune, troppo basico, va bene? Possiamo acidificare con l'utilizzo di alcuni correttivi, come lo zolfo. Si può mettere lo zolfo nel terreno. Diciamo, io ho l'orto, non lo posso nemmeno comprare ormai lo zolfo, che ci vuole il patentino, perché, scusate, una mosca. Ehi, ma che cacchio? Anche la mosca vuole fare il video. Insomma, cioè,
c'è questa mania di essere sempre presenti sul web, sui social e che cacchio. Quindi dicevo, se abbiamo un terreno troppo basico, che è una condizione, ripeto, che può succedere, e poi dovete immaginare le vostre acque di irrigazione, se sono basiche, andiamo noi a irrigare sempre con le stesse acque, quindi potrebbe essere il male. Ecco, è quello che non ci dà il risultato buono a livello di sapore. Potrebbe essere noi stessi che andiamo a irrigare, ma le dobbiamo irrigare, se no seccano, certo. Prendete in considerazione di fare l'aridocultura, quindi il pomodoro siccagno, che è una cosa molto interessante, però non ne parlo qui, ne ho parlato ovviamente già. Di cosa non ho parlato questo canale? Riguardo ai pomodori. Comunque, stavo dicendo. Il terreno basico con i correttivi qualcosa la possiamo fare, e c'è anche, può sembrare una cosa banale, il caffè messo quando andiamo a trapiantare è un buon correttivo, acidifica, cioè, ma non, miracoli non ne fa, anche qui, cioè, è leggermente, ha un pH leggermente acido, va bene. Poi possiamo utilizzare il latte, anche il latte acido. Il trucchetto, però il latte ovviamente non nella preparazione, ma quando andiamo a fertirrigare o a concimare, se lo fate con l'annaffiatoio, con il secchiello, non lo so, si può fare anche a mano. Il latte, se lo lasciamo 12-24 ore aperto così fuori, diventerà molto, molto acido, no, ma comunque più acido di quant'è. E anche con questo, vabbè, del latte ne ho parlato, ha delle proprietà buone per la coltivazione in generale dell'orto, ma soprattutto sono buone per il pomodoro. E infine l'acidificante naturale, se vogliamo, per eccellenza, sempre per fertirrigazione, ok? Quindi miscelato in acqua quando andiamo a irrigare, è l'aceto. L'aceto sì che è molto acido, si chiama aceto anche per quello, giusto? Ha un pH intorno al 2,3-2,4, quindi a livello di un acido vero e proprio che si utilizza in agricoltura. Vabbè, là ci sono acidi anche un po' più forti, però voglio dire, sono tutte sostanze che di facile reperibilità, i fondi del caffè, il latte scaduto e l'aceto la possiamo anche comprare, non costa tantissimo, non lo so perché ormai sta aumentando tutto, può darsi che anche l'aceto arriverà a prezzi, va benissimo quella più scadente che trovate, però di queste cose ne ho parlato in dei video dedicati, vi consiglio di andarle a vedere, sempre sono nella playlist dedicata all'orto e al pomodoro nell'orto. Non mettiamo troppa roba qui, sennò il video diventa infinito. Un'altra cosa un po' difficile, se vogliamo, da gestire è il fatto che, per quanto riguarda il pomodoro, bisogna per forza assolutamente fornire calcio, perché aiuta contro il marciume apicale. Vabbè, ne parlerò in un video specifico dove raggrupperò tutte le informazioni riguardo a questa tematica, però ora non ne parliamo. E quindi cosa succede? Che se abbiamo il terreno o comunque le condizioni terreno acque troppo basiche, dobbiamo andare a dare anche calcio. Potrebbe essere un problema. Mentre, perché il calcio ovviamente è basico. Un altro elemento, componente di facile reperibilità è la cenere, ok? Che è molto basica, va bene? E qualcuno ha fatto polemiche per questo discorso, cioè, capite? Qualcuno che è ignorante, no, ha sempre fatto pomodori da schifo, se li ha fatto, viene a guardare i miei video per capire un po' che cosa fare, visto che non sa nemmeno dove è messo, e mi viene a dire a me cosa, che sto dicendo cose errate, ma va, andatevi a informare a livello scientifico, non guardate i video di qualcheduno che insomma non è che è molto esperto, però fa i video, vabbè, comunque sia, scusate, ma consentitemi di dirle queste cose, ci sono molte persone mezze dementi. Stavo dicendo, la cenere si può utilizzare sia se abbiamo condizioni basiche di terreno e acque, sia che abbiamo condizioni acide. Perché? Perché la cenere si mette ovviamente a livello di preparazione del terreno, ovviamente, come ho già detto, si mette molto prima, va bene? Dalle 2 alle 4 settimane prima si prepara il terreno, perché deve interagire tutto, le sostanze organiche, i minerali, i microrganismi, tutta quella roba che c'è nel sottosuolo, e noi non ci è dato saperlo, diciamo, per scherzare, eh? E quindi
Se abbiamo un terreno molto basico, ovviamente ne dobbiamo utilizzare poca e il terreno, tutto il resto, ecco, la vita che c'è nel terreno tenderà a equilibrare la cosa, però ci darà un apporto non solo di calcio, ecco, a lenta eccezione, ma anche un'altra sostanza per il pomodoro ottima, ma di più di ottima, eccellente, che sarebbe la potassa, che è il carbonato di potassio, va bene, che nella cenere ne troveremo una grossa percentuale. Invece, se abbiamo il terreno acido, ci possiamo permettere di utilizzarne di più, è logico, no? E ci aiuterà tanto a livello di sapore dei frutti, non solo in generale nella coltivazione del pomodoro, ma anche di altri ortaggi, non è che stiamo parlando di. Anche qui dobbiamo utilizzare concimi organici, organico-minerali. Io ne ho parlato tantissimo, ora mettere questa roba anche in questo video non mi sembra il caso, però vi posso segnalare che su Verdura Zone li troverete. Anche solo per curiosità, per andare a vedere come sono composti, come sono fatti, come si utilizzano. Insomma, se utilizziamo i nitrati, ecco, in poche parole, molti mi dicono: ma è buono il nitrato di calcio per il pomodoro? No, va bene, ecco, anche questo ci sono polemiche per queste cose. No, in estate i nitrati, i sali, ecco, sono troppo forti. Già abbiamo tutte queste temperature estreme, tutta la roba che abbiamo detto finora. Vai a mettere i nitrati che sono così rapidi, assorbimento, fanno male alla pianta, va bene, non ci danno un risultato a buono a livello di sapore, ok? Utilizziamo concimi organici azotati. E calcio, cloruro di calcio, va bene? Sono cose che ho detto, mi dispiace se ho questo tono, ma che ci posso fare? Ecco, voi dovete seguire i video, dovete seguire il canale, ma che cosa volete di più? Per chiudere il discorso, per quanto riguarda le acque, che potrebbero essere troppo dolci, anche qui c'è un'altra soluzione semplice: utilizzare il sale marino. E anche di questo ne ho parlato, c'è il video dedicato anche per la questione orto, quindi una guida proprio semplice semplice. In buona sostanza, utilizzare sale è anche pericoloso per la pianta, perché troppo sale. Provate a piantare una pianta di pomodoro in mare, cioè, non c'è bisogno tanto da provare, seccherà subito. Ovviamente il sale, troppo sale fa male, quindi si deve utilizzare poco. Se in condizioni, ecco, non ve lo dovrei dire, in condizioni proprio di acque veramente potabili, come abbiamo detto, si potrebbe dare come microelemento, quindi una percentuale bassissima, ma bassissima, parliamo di 0,1 grammi a pianta a settimana, quindi pochissimo. E non si dovrebbero dare le dosi a pianta, perché ci potrebbe essere qualcuno che mette 1.000 piante in 1 metro quadrato. Ok, per questo le coltivazioni sono a metri quadrati, 1.000 metri quadrati, ettari. Ok, va bene, però la cosa più sicura è proprio come ho consigliato in quella guida, che ripeto, la dovete andare a vedere se avete questo problema, è darla nella fase finale, quando noi stimiamo l'inizio della maturazione dei primi frutti. Ok? Un paio di passaggi e già aiuta tantissimo, e non abbiamo gli effetti negativi secondari, se vogliamo, del sale, che appunto potrebbe stressare troppo la nostra pianta, le nostre coltivazioni in generale. Scusate, ho dimenticato di dire la pioggia, che fin quando rientra in certi limiti, diciamo, ecco, ora in base alle condizioni appunto del terreno, se è più o meno drenante, anzi fa, ovviamente fa bene la pioggia, è una manna dal cielo, lo sappiamo, discioglie molti sali, aiuta anche all'assorbimento da parte delle radici di tutte le piante, anche del pomodoro, però ovviamente se insomma, siamo a cielo aperto, a pieno campo, non possiamo regolare la quantità di pioggia. Se è troppa, che arriva a infangare troppo il terreno, fa male in generale a moltissime piante, a moltissime coltivazioni. Soprattutto nel pomodoro, l'effetto di dilavamento può provocare malattie, ma di sicuro rovinerà la concentrazione dei nostri frutti e quindi anche il sapore. L'ho dimenticato di dirlo prima, perché qui da noi non piove mai, le nuvole passano. Però no, la pipì qui non la fanno quasi mai. Allora, direi che c'è un mare di roba da dire. Voglio chiudere il video con l'ultima causa principale, ecco, le malattie. Va bene, qui anche è un grande argomento anche questo, quindi non lo posso approfondire, cioè, ci dobbiamo capire.
Anzi, voi dovete capire me, ecco, io vi voglio fare capire che non è così semplice, molti la fanno facile, ma perché non mi viene buono il pomodoro? Come devo fare? Mizzica, ci possono essere tantissimi motivi. Dicevo, le malattie. Sono tante, possono essere a livello fogliare, a livello radicale, che sono quelle più pericolose sotto questo punto di vista. Cioè, magari la coltivazione va avanti male, ecco, se vogliamo, arriva a fruttificare, però i frutti alla fine saranno saponette, ecco. Quindi, in generale, se noi andiamo a vedere che la nostra pianta è, ad esempio, troppo chiara, potrebbe essere tante cose, o si ingiallisce, potrebbe essere nematodi, potrebbe essere clorosi quando è troppo chiara, potrebbe essere carenze di qualche elemento, potrebbero essere fusariosi. Ad esempio, quando si parliamo di radici, sì, io lo odio perché è una malattia radicale che da noi sta, diciamo, continuando anche nonostante tutte le nostre buone pratiche, mentre i nematodi li abbiamo praticamente fatti estinguere e così altre malattie. Comunque sì, stavo dicendo, oppure la virosi, ecco, la virosi, ce ne sono tante, ma comunque quella più famosa nel pomodoro è ovviamente il Tilc, anche di questo abbiamo parlato, la virosi dell'arricciamento fogliare giallo, che, oddio, magari renderà quasi improduttiva la nostra pianta, però a livello di sapore dei frutti, perché dà un effetto di nanizza, ecco, rallenta molto la crescita della pianta e quindi magari assorbendo lentamente riesce a, se noi facciamo delle buone pratiche agricole, quello è sempre, c'è sempre questo, questa parentesi, insomma, da fare, riesce ad assorbire e magari i frutti verranno esteticamente brutti. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Può essere che i frutti fanno schifo a vedersi, però li mangi e sono buonissimi. Oppure al contrario, sono molto belli, sembrano finti, sembrano dei gioielli. Abbiamo parlato anche di questo in un video riguardante gli ortaggi provenienti dalla coltivazione in serra e quelli dal pieno campo. Comunque, potrebbero essere bellissimi da vedere, poi li vai a mangiare e mangi acqua, o addirittura appunto un sapore brutto. Tornando al discorso delle malattie radicali, se la pianta è troppo chiara, troppo gialla, come dicevo prima, quindi un colore già brutto e si vede che non è nella norma, ci può essere una di tutte queste malattie o altre ancora di cui appunto che ho elencato, e potrebbe dare dei frutti scadenti. Veramente, sia a livello visivo che al gusto, quindi questa è difficile da approfondire, va bene questa cosa. In generale noi dobbiamo cercare di mantenere la pianta sempre bella verde, verde scuro. Noi diciamo che bella scura, addirittura a volte nei periodi un po' più freddi diventano quasi violacei, un po' tendenti al viola, blu. Ok, devono essere scure le piante, non nere, perché potrebbe essere peronospora o qualche altra malattia funginea. Quindi va bene, ci siamo capiti. In più, essendo una pianta vigorosa, forte e che vive bene in sintonia, non solo darà dei frutti più buoni, farà più quantità di frutti, non solo la qualità, ma anche resisterà meglio a tutti gli attacchi esterni, sia radicale sia fogliare, anche agli insetti. Va bene? Ok, quindi il discorso è questo del metodo di coltivazione di alta qualità e naturale, come sapete. Con l'utilizzo di sostanze naturali, ecco, ora qui magari ci saranno altre polemiche, perché se utilizzi il rame piuttosto che zolfo, non è naturale, no, cioè non è agricoltura selvatica, noi non mettiamo i semi nel bosco e poi andiamo dopo un mese a raccogliere i pomodori, 2 mesi, quello che è, cioè, ma ci capiamo. Dai, io sapevo che questo video sarebbe venuto lunghissimo, però lo dovevo fare da 2 anni e l'ho fatto. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate, cosa avete capito, cosa non avete capito, le vostre esperienze, va bene? Io cerco, come sapete, sempre di rispondere a tutti, di dare il consiglio più mediamente giusto, ecco, dovete capire che io non sono da voi a vedere le condizioni. Mi piacerebbe, sarebbe bellissimo andare a vedere, fare un tour, tipo, no? Andare a vedere tutti gli orti, tutte le coltivazioni, bellissimo, però
Non lo posso fare perché ho famiglia, ho 3 figli, devo dare da mangiare a tutti, devo mangiare anch'io, vedete che mi sto sciupando, insomma, dovete perdonarmi. Sono solo il vostro modestissimo produttore di fiducia. Mi piace fare questo tipo di divulgazione, di attività in ambito agricolo, ok? Qui non stiamo parlando di in ambito agronomico, io non voglio essere così presuntuoso, sono tutte esperienze non solo mie. Delle 3 generazioni addietro, ma anche questa era un'altra cosa bella importante. Bisogna sempre aggiornarsi e confrontarsi con gli altri colleghi, anche con gli agronomi che ci sono. Meno male che ci sono quelli molto a portata di mano e in molti mi stanno contattando. È bellissima questa cosa via internet e stiamo cercando di portare avanti alcuni discorsi molto interessanti che prima o poi vi proporrò anche qui sul canale, su Produciamo naturalmente. Continuate a fare i bravi picciotti. Io ringrazio tantissimo gli abbonati che veramente da tanto tempo io. Il tempo sta passando così, non so nemmeno io come, mi supportano e veramente per me è importante, ve lo devo dire, cioè non è che con l'agricoltura, non si può dire questo, ah no, con l'agricoltura si diventa ricchi, fate agricoltura, mettete pomodori ovunque e diventerete ricchi, perché se dite il contrario, c'è qualcuno, non è vero quello che dici, si guadagna molto col pomodoro, va bene, fate il pomodoro, ma che cacchio volete da me? Scusate, oggi è così questo video. Va bene, il prossimo video sarò più bravo, ma farò il bravo picciotto anch'io. Dai, vi ringrazio ancora per la visione, per tutto e basta. Ciao.